Qualche giorno fa, sindaco Pagagini, c'è stata una grande cena, la cena della vittoria della Pianese, e è stato ricordato il cammino che l'amministrazione comunale sta seguendo con attenzione, a che punto siamo e soprattutto qual è l'atteggiamento dell'amministrazione verso questo importante obiettivo. Ma noi questo obiettivo l'abbiamo perseguito addirittura prima che la Pianese facesse il cambio di categoria andando nella Lega, perché avevamo preso un impegno a livello di Consiglio Comunale ben 2 mesi prima per un aggiornamento dello campo sportivo di Biancastagnaio, in modo che potessero giocarci squadre platonate di Lega professionisti. Manteniamo il nostro impegno e abbiamo capito che rispetto ai 150.000 euro finanziati occorreranno altri soldi per arrivare definitivamente a quello che sono le prospettive, quelle che sono le indicazioni della Lega Professionisti in materia di adeguamento dei campi. Oltre a questo ci stiamo impegnando, stiamo monitorando anche, ma non è un compito dell'amministrazione, questo è un compito preciso della Federazione Pianese, l'iscrizione al campionato, però anche su questo ci siamo interessati fattivamente con l'assessore Fabrizio Rossi, che è delegato allo sport del Comune di Grosseto. Abbiamo parlato anche con il presidente dell'Atletico, che hanno in gestione il campo di Grosseto, i quali mi assicurano che ad oggi non ci sono nessun segnale di preoccupazione che questo potrà avvenire nella massima tranquillità. So che domani il documento mi è stato mandato, anche il documento originale della prefettura di Grosseto, in cui viene fatta la commissione del pubblico spettacolo per adeguare lo stadio di Grosseto alle ultime normative e quindi dare il campo a disposizione della Pianese, che comincerà a giocare nel Grosseto con le prime partite, intanto che il campo di Biancastagnaio non sarà a disposizione della squadra perché ritorni nel proprio paese. Ecco, ricordiamo che la parte un po' più infrastrutturale, i lavori inizieranno a brevissimo. Infrastrutturali, ecco. Noi già ci siamo messi in contatto sia con la Lega Professionisti che con la dirigenza pianese per capire quali sono le cose più importanti. Non metteremo mano al campo perché abbiamo questo impegno che è precedente, tutti gli anni si gioca il 18 agosto e poi in Biancastagnaio. Cominceremo ad adeguare quelle che sono le tribune, le torri faro, i tornelli e la videosorveglianza, che si possono fare e non disturbano certamente l'andamento della corsa del palio, e dopo il palio cominceremo a mettere anche le mani sul campo stesso.